Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Il sorpasso è stato effettuato e soprattutto ora, dopo la partita di oggi, non ci si può più fermare. L'ho detto dopo la partita del Milan di ieri, dopo la sconfitta del Milan, ho detto occhio, non parliamo prima, rimaniamo tranquilli perché domani c'è la partita contro la Lazio, domani può cambiare la nostra stagione. E per la prima volta l'Inter ha obbedito ai miei ordini e non ha sprecato quest'occasione più unica che rara. L'Inter ha sconfitto 3-1 la Lazio, la Lula ha segnato, la Lula è tornata a segnare e l'Inter è tornata in testa alla classifica e ora è obbligatorio tenere il primo posto fino all'ultimo, perché una grande squadra deve reggere la testa della classifica, deve dimostrare di essere superiore a tutti. Oggi l'Inter, secondo me, ha meritato di vincere. È stata una partita combattuta dove la Lazio nel primo tempo ha provato a metterci in difficoltà, però oggi, al contrario della partita con la Juventus, oggi il nostro reparto offensivo ha fatto il suo dovere. Lukaku oggi ci ha caricato sulle spalle e ci ha detto: andiamo in testa alla classifica, andiamo ad effettuare il sorpasso. Ha fatto una partita spettacolare, ha segnato 2 gol in occasione del terzo gol nel momento più difficile della partita. Pochi minuti dopo il gol della Lazio si è bruciato Parolo, l'ha proprio bruciato in velocità, manco fosse Pietro Mennea, e ha detto al suo compagno di reparto Lautaro Martinez: hai sprecato dei gol, sei stato criticato dopo la partita di Torino, ora vai a spingere la palla in porta e vai a trascinarci in testa alla classifica, un leader stratosferico. E ora non voglio leggere più nessun commento negativo su Lukaku, soprattutto dagli studi di Sky qualche pelatone diceva: non è un grande campo, non è un grande giocatore, è semplicemente un buon attaccante. Sì. Oggi si è visto un buon giocatore, sì, un giocatore di seconda fascia. Ci ha portato lui in testa alla classifica oggi. Lui e Lautaro oggi hanno fatto il diavolo a 4. Infatti l'Inter ha portato a casa i 3 punti contro una diretta rivale, perché la Lazio non va considerata più una sorpresa, una rivelazione. La Lazio da diversi anni che ottiene bei risultati, da diversi anni che rimane, se conclude sempre il campionato nelle zone alte della classifica, quindi è un cliente sempre molto difficile da superare. L'Inter l'ha superato, grande partita di tutto il nostro reparto difensivo, Skriniar monumentale, insieme a Lukaku è stato il migliore in campo senza ombra di dubbio. Buona partita pure del centrocampo, alcuni nostri centrocampisti hanno superato degli esami importanti. Eriksen si è confermato dopo il brillante primo tempo di Torino contro la Juventus. Barella, oltre ad aver fatto la solita grande partita in fase di contenimento, in fase di ripartenza, ha pure superato un esame importante, non è caduto nel tranello, non si è fatto ammonire, non ha mai perso la lucidità per tutta la partita. Grande partita pure di Brozovic, che ha verticalizzato in occasione del terzo gol di Lautaro Martinez. Ottima partita da parte di tutti, si è vinta una battaglia, la guerra però non è ancora finita, la guerra sarà ancora lunga, ci saranno tante altre battaglie da vincere. Già la prossima giornata c'è il derby, sarà un derby di fuoco, perché il Milan è reduce da una pesante sconfitta contro lo Spezia e avrà voglia di riscatto, avrà voglia di riprendersi la testa della classifica. Ora che si è vinta questa battaglia importante, bisogna rimanere lì in testa fino in fondo. Questa squadra deve mettersi in testa questo obiettivo qua, ha la possibilità di concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato, quindi ora tutti concentrati per raggiungere l'obiettivo finale. L'anno scorso ci siamo andati vicini, quest'anno la nostra principale rivale, partita non bene, infatti ha perso a Napoli l'altro giorno dopo il passaggio del turno di martedì, dove hanno fatto festa. Ieri sono tornati sulla terra i cari quelli lì, quelli di Torino, non li voglio nominare perché dopo una partita così bella non voglio vomitare parlando di loro, però sono tornati sulla terra e sono peggiorati rispetto agli anni passati. Quindi quest'anno, se questa squadra si mette in testa che se si vuole si può, può far regalarci un bel sogno.
Deve però, non deve però cadere nel solito errore, non deve credere di essere già campione d'Italia. Deve mettersi in testa una cosa: ha vinto una battaglia, ma la guerra è ancora lunga, la guerra non è ancora finita. Questo è importantissimo. Però io sono soddisfatto. Voglio mandare un bacione proprio perché oggi è San Valentino a tutti i milanisti che fino a un giorno fa facevano gli spiritosi a dire il sorpasso. Alla prossima, sorpasso rimandato, sorpasso alla prossima, eccola la prossima, è arrivato nel momento cruciale il sorpasso, perché sì, questi sorpassi possono cambiare tutto. Tu hai perso 2-0 con lo Spezia e nell'ultimo mese hai perso 4 partite in maniera abbastanza schiacciante, perché il Milan ha perso, il Milan, chiariamo le cose, è un'ottima squadra, ha fatto dei grandi passi avanti. Ed è sicuramente stata in testa alla classifica con merito fino a poco tempo fa. Però io penso che in certe zone del campo, soprattutto, sia una squadra tenuta in piedi abbastanza con lo scotch. In questo mese, 4 partite contro Atalanta, Juventus, Inter e Spezia, 4 sconfitte, ma non 4 sconfitte immeritate dove è stata sfortunata, 4 sconfitte pesanti, nel senso con la Juventus ha meritato di perdere, con l'Atalanta le ha prese sonoramente, contro di noi ha perso meritatamente, pure se ha tenuto testa leggermente nel primo tempo, e ieri con lo Spezia io non l'ho vista, però mi hanno detto che lo Spezia le ha dominati dal primo fino all'ultimo minuto. Quindi ora che sono un po' frastornati, è il momento giusto per colpire, è il momento giusto per spingerli in basso, perché noi li abbiamo superati e dobbiamo avere più motivazioni di loro. Loro sono una squadra rivelazione, sono una squadra che sta ottenendo grandi cose, hanno sicuramente dei grandi meriti, ma noi dobbiamo ribadire che se l'anno scorso siamo arrivati secondi, abbiamo fatto un buon campionato, quest'anno vogliamo migliorare e crescere sempre di più. Questo è l'obiettivo che si deve mettere in testa la squadra, perché se nelle partite da dentro fuori ha sempre fallito in campionato, viste le condizioni in cui si trovano le principali concorrenti, in particolar modo la Juventus, che ora momentaneamente ha meno 8 da noi, meno 8, ok? Che deve recuperare la partita col Napoli. Però con Napoli l'altro giorno ci ha perso, quindi non è detto che possa vincere di nuovo. Può vincere come può non vincere con Napoli. Però 8 punti non sono briciole, non è una differenza irrilevante sul piano dei punti. Deve però continuare così. Questa è la cosa importante. Voglio vedere sempre questo atteggiamento, questa attenzione, perché pure dopo il terzo gol non abbiamo concesso niente alla Lazio. La Lazio, paradossalmente, secondo me, ci ha tenuto più testa nel primo tempo. Nel secondo tempo ha segnato su un'occasione casuale, su quella conclusione di Milinkovic che ha spiazzato Handanovic su gol di Escalante, praticamente, che l'ha deviata di culo, l'ha messa in porta. Ma poi per il resto io non mi ricordo grosse parate da parte di Handanovic. Quindi io penso che il risultato sia giusto, l'Inter ha meritato, gli episodi c'erano tutti perché il rigore per quanto mi riguarda c'era, perché può avere anche preso la palla ma prima ha travolto l'uomo e quindi in quelle occasioni se prendi al 90% la palla l'arbitro 9 volte su 10 ti dà rigore contro, e poi c'è il gol di Lukaku, era validissimo perché non solo nasce su un errore della Lazio, su una carambola, ma oltretutto era pienamente in gioco, quindi grande Inter, grande battaglia vinta, la guerra però non è finita. Intanto godiamoci il sorpasso e salutateci. Ciao Gobbetti, ciao Milanisti. Con i Milanisti alla prossima faremo per bene i conti. I Gobbi possono solo. Avete capito cosa? Ciao Forza Inter e mi raccomando, nessuno ci deve cacciare dalla testa. Manteniamola fino alla fine. Forza ragazzi.